Siamo con la fotografa Ornella Foglia, colei che ha realizzato l'iniziativa in occasione del mese della prevenzione per quanto riguarda il tumore alla mammella. Alle nostre spalle una serie di scatti che ha realizzato con tante donne della città di Agropoli e non solo. Un modo per dare un messaggio alle donne, che la prevenzione è importante. Allora Ornella, da cosa nasce questa tua volontà di realizzare questa iniziativa che poi tra l'altro ha raccolto tantissimi consensi? Non me lo aspettavo, infatti quando ho chiuso la campagna mi hanno chiamata un sacco di donne, posso partecipare? Io non me lo sarei mai aspettato. Nasce da un bisogno personale. Perché purtroppo mi ha toccato da vicino, io ho perso mamma un anno fa e la sorella di mamma qualche anno fa. E non ti saprei dire in quale momento proprio mi è nata questa esigenza, ma è nato subito così. Devo fare questa cosa, era ottobre, inizio di ottobre, mese della prevenzione, lo devo fare. Perché è importantissimo, è fondamentale per tutti e noi e qui abbiamo due delle, io dico le vere combattenti, no? Le protagoniste, mi sono messa proprio in questo punto dell'esposizione perché tutte noi donne ci siamo unite per fare questa cosa, ma veramente chi ha messo coraggio per fare questa azione sono state queste due donne alle mie spalle che hanno combattuto realmente la malattia, continuano a combatterla e si sono realmente messe a nudo. Noi donne comuni ci siamo un po' nascoste con l'oggetto che ci rappresenta nel nostro mondo del lavoro. Loro nulla. Ecco perché le ho rappresentate a colori. Noi abbiamo a colori solo l'oggetto del nostro lavoro, no? Di ciò che ci rappresenta in società. Loro senza nulla, perché si diventa purtroppo questa malattia. Ti assorbe totalmente. Ornella, questa mostra è stata allestita all'interno del Cineteatro Edoardo De Filippo in occasione dell'apertura che riguarda la campagna teatrale. Non a caso questa sera tre donne apriranno questa rassegna. Assolutamente sì, e ovviamente non poteva che essere questa la serata, è una serata di festa per tutti. E quindi abbiamo colto l'occasione al volo, quale migliore occasione, e speriamo anzi che dopo riescano anche a omaggiarci un attimo della loro presenza, Covid permettendo, mascherine, distanziamento e quant'altro. Chi mi conosce sa che sono abbastanza prudente, quindi sì, bello, una serata di festa per tutti. E speriamo di continuare così. Senti Ornella, per chiudere questa intervista un messaggio a queste donne che ecco, si sono mostrate per come sono, ma soprattutto alle guerriere che insomma hanno mostrato la loro forza, il loro coraggio. Ragazze, avete detto tutto voi mostrandovi, perché ci sei anche tu tra queste donne fantastiche e io non posso che essere fiera di aver fatto questa cosa, che poi è un granellino di sabbia in un oceano, no? Però piccole cose abbiamo dato il nostro contributo, speriamo di poter fare tante altre cose, belle iniziative insieme. E alle combattenti solo tanta ammirazione e tanta forza.